A quanto ammonta il debito pubblico italiano? Più o meno tutti lo sappiamo. 1900, qui c'è un contatore, 1906 miliardi, 777 milioni, eccetera, in continua crescita. Perché lo sappiamo? Lo sappiamo perché ce lo ricordano di frequente, forse non dico tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana ci viene ricordato, anche perché viene ricordato che il valore pro capite è di circa 30.000 euro a testa, cioè nasce un bambino che non ha ancora un codice fiscale, però ha già 30.000 euro di debito. Il barbone, il vecchio, i pensionati, tutti hanno questi 30.000 euro di debito da pagare, sul quale poi oltretutto quantomeno devono pagare gli interessi. Ecco, ci sono alcune cose che però non ci vengono spiegate, come ad esempio perché c'è questo debito, o a chi deve essere pagato questo debito. E ci sono alcune domande che sono fondamentali per capire il mondo in cui viviamo e per capire l'economia, quantomeno, come ad esempio l'inflazione. Perché c'è l'inflazione? Ormai la diamo come una cosa scontata, così come il sole sorge la mattina, tramonta la sera, così come c'è l'alternanza delle stagioni, c'è l'inflazione. Deve esserci, anzi, un po' di inflazione è una cosa sana, perché guai se non ci fosse l'inflazione, perché ci sarebbe la deflazione che è molto peggio dell'inflazione. Quindi poi nessuno sa bene capire perché c'è questa inflazione, quantomeno spiegarlo. Ecco, io voglio fare una serie di video in cui spero di riuscire a sfatare il mito che certi argomenti sono troppo complicati per essere capiti da tutti, che ci sono delle specificità tecniche, finanziarie, eccetera, che rendono tali argomenti inaccessibili. Io sono convinto che non è vero, sono convinto che invece si possa spiegare tutto in maniera molto semplice e quindi ci provo in questa serie di video. Diciamo che la serie tratterà il tema del signoraggio, cioè la possibilità data al signore del feudo nel Medioevo di emettere moneta, quindi di intascarsi la differenza fra il costo fisico di ciò che è definito moneta, nel nostro caso la carta, e il valore facciale di questa moneta. Immaginate una tipografia che stampa i biglietti per una partita di calcio, biglietto con valore facciale 50 euro, e poi pretendesse di venderli alla squadra che ha organizzato quella partita al valore facciale a 50 euro. La squadra direbbe no, ti pago il lavoro di tipografia, ti pago la carta, ti pago l'inchiostro e poi il vero valore aggiunto sono io che gioco e quindi sono io che lo venderò poi al tifoso a 50 euro. Ecco, signoraggio invece c'è chi stampa e si acquisisce il valore completo. Sembra una cosa assurda, sembra impossibile, ma spero che nel giro di 2 o 3 video e 2 o 3 semplici spiegazioni queste cose siano molto più chiare. Quindi se siete interessati seguite anche i prossimi video. Mi ricordo quando ero piccolo che il costo di ghiacciolo a un certo punto aumentò. Prima costavano 25 e poi passò a 30 lire. Mi ricordo esattamente 25 e 30 perché con il prezzo vecchio se ne potevano comprare due con 50 lire. Passati a 30, no. E questo succedeva circa poco più di 40 anni fa. Oggi un ghiacciolo cosa può costare? 50 centesimi, l'equivalente di 1000 lire. Quindi possiamo dire che in poco più di 40 anni il costo è aumentato di 40 volte, ma questo vale per tutto, vale per la benzina, vale per i giornali, per il pane, anche per gli stipendi. Se uno guadagnasse quello che guadagnava 40 anni fa, probabilmente riuscirebbe a mangiare il primo giorno del mese e poi basta. Quindi è evidente che c'è stato un aumento del capitale circolante, del totale della liquidità. Perché altrimenti l'economia sarebbe ingessata, oggi non si potrebbe fare niente se ci fossero gli stessi soldi che circolavano allora. Allora, se c'è stato questo aumento, la domanda che è giusto porsi è chi ha inserito o ha creato questa moneta? Sottolineo creato perché a volte nei dibattiti ci sono dei termini tecnici che secondo me hanno lo scopo principale, se non l'unico, di confondere le persone che non sono esperte, le persone che non si intendono di finanza. E in questo caso, per esempio, si parla di emissione, è stata emessa la moneta. In realtà la moneta è stata creata, perché non c'era prima e c'è dopo, è stata creata dal nulla. Non c'è un sottostante. Cos'è il sottostante? Il sottostante sarebbe il bene fisico che corrisponde alla quantità di moneta circolante. In origine, quella che si chiama banconota, si chiama così proprio perché è la nota del banco. Quale banco?
il banco dell'orafo, del cambiavalute, che prende in carico, prende in custodia un tot di grammi di oro e dà in cambio una nota, un pezzo di carta scritto che dice: hai depositato 20 grammi d'oro. Questa è la tua nota del banco, la banconota, sai che con questa nota potrai tornare a ritirare i soldi. Oggi però non c'è più un sottostante, non c'è una corrispondente quantità d'oro. Il denaro è creato dal nulla senza nessun controvalore. Allora la domanda che bisogna porsi è: chi è che ha questo enorme potere di creare denaro dal nulla? Lo affrontiamo nei prossimi video. Continuate a seguirci. Abbiamo visto nello scorso video, nel video precedente, il numero 2, che la quantità di denaro aumenta. La quantità di denaro non soltanto intesa come pezzi di carta, ma come la somma delle liquidità disponibili, intese come depositi, conti correnti bancari, eccetera. Una domandina, di intermezzo. La quantità di denaro è proporzionale alla ricchezza? Intendo dire la quantità di denaro circolante in una nazione, non quella individuale. È chiaro che se un individuo ha a disposizione 1 milione di euro, rispetto a uno che ha a disposizione 10 euro, ha molte più possibilità quello che ha 1 milione, questo è chiaro. No, ma stavo dicendo, la quantità di denaro totale circolante in un'azione è proporzionale alla ricchezza, cioè se aumentiamo la quantità di denaro aumenta la ricchezza. Credo che la risposta sia abbastanza spontanea, però possiamo capirla anche in questi termini. Ipotizziamo di avere un'economia chiusa, per semplificazione, che un'isola come la Nuova Zelanda, ammettiamo che non abbia scambi con l'estero, se ci sono 100.000 abitanti in quest'isola e ci sono, non so, un milione di talleri circolanti, il tallero è la moneta locale, è evidente che mediamente ogni abitante ha a disposizione 10 talleri. Se per un decreto, per un colpo di bacchetta magica, qualcosa, questi 10 milioni diventassero 10 miliardi, cambierebbe il rapporto e mediamente ci sarebbero non 10 talleri a testa, ma 10.000 talleri a testa, abbiamo moltiplicato per 1.000. Da un certo punto di vista potremmo dire che c'è maggiore liquidità circolante, ma la ricchezza di quel paese, la ricchezza di quest'isola non è accresciuta, non è aumentata, anche perché è abbastanza evidente che la ricchezza è data dai beni fisici concreti, dalla creatività delle persone, dalla disponibilità allo scambio, dalla disponibilità alla condivisione, eccetera, eccetera, tutte cose che non hanno a che vedere con la moneta. Quindi, evidentemente, moltiplicare di un fattore moltiplicativo 10, 100, 1000 la quantità di moneta circolante non altera il livello di ricchezza della nazione, a meno che, in questo in generale, chiaramente, se però questo aumento di moneta è a capo di qualcuno soltanto, non cambia la situazione nel complesso, ma cambia molto per quel qualcuno che l'ha prodotto. Perché vi dico questo? Perché è molto importante capire chi ha il potere di emettere la moneta e chi beneficia dall'emissione di moneta. E lo vediamo nei prossimi video. Volevo parlare un attimo di che cosa fa una banca. Una banca è un istituto che prende dei soldi in prestito, tipicamente dai piccoli risparmiatori, paga un interesse al risparmiatore che lascia dei soldi e con quei soldi fa degli investimenti, tipicamente li presta a grosse istituzioni, a imprenditori, industrie, eccetera. Ora, se noi consideriamo il sistema bancario come un tutt'uno, provate a pensare questo. Lo Stato, cioè noi, il governo, ha un debito accumulato di 1.900 miliardi e passa, che è in continua crescita. Questo debito di 1.900 miliardi ce l'ha ovviamente nei confronti del sistema bancario. Ha prodotto dei titoli di Stato, che sono buoni del tesoro pluriennali, eccetera, a fronte per garantire il proprio debito. Perché? Perché ha speso di più di quello che aveva. Ma la domanda è questa: se 1.900 miliardi sono i soldi che il sistema bancario ha prestato allo Stato, chi ha dato 1.900 miliardi al sistema bancario? Anzi, c'è un'altra domanda. Il sistema bancario,
sempre vediamolo e semplificandolo come un tutt'uno, ha diversi utilizzi del denaro. Li può prestare ad imprenditori, li può prestare a privati, li può prestare allo Stato, alla pubblica amministrazione, li investe acquisendo immobili, acquisendo appartamenti, case, terreni, eccetera. Quindi il prestito che il sistema bancario fa allo Stato è uno dei possibili utilizzi del denaro. 1.900 miliardi. È una cifra apparentemente incomprensibile, però la si può riportare a un valore pro capite. Se in Italia siamo a 60 e passa milioni di persone, vuol dire che mediamente è come se ogni persona avesse depositato in banca 30.000 euro. Infatti è esattamente quello che si dice. Si dice no, il debito pubblico ripartito per ogni individuo è esattamente o circa 30.000 euro, un po' più di 30.000 euro a testa. Tutti compresi, neonati, bambini, anziani, vecchi, giovani, eccetera. Ma quando è che gli abbiamo dato 1.900 miliardi da prestare allo Stato? Anzi, molti di più di così, perché quello è solamente uno degli utilizzi. Il sistema bancario è proprietario di una grossa fetta, delle azioni delle società quotate in borsa. Il sistema bancario presta soldi ai privati che fanno i mutui per comprare le case, il sistema bancario presta soldi agli imprenditori che hanno bisogno di finanziamenti per mandare avanti la loro attività, il sistema bancario ha acquisito immobili nei centri storici, ha acquisito terreni, ha acquisito. E chi gli ha dato quei soldi? Questo si rifà al secondo dei video che ho fatto. E che faceva notare come i soldi vengono creati, vengono generati. Vedremo poi nei prossimi qual è l'effetto concreto di questa generazione. Allora, nei video precedenti abbiamo capito un paio di cose. La prima è che la quantità di moneta circolante aumenta sempre, la liquidità in totale delle banconote, più i conti correnti, più eventuali prestiti, mutui, eccetera. Diciamo la massa monetaria aumenta e la seconda cosa è che questo aumento non corrisponde, non è un indice di aumento di ricchezza, ma è semplicemente, come possiamo chiamarlo, un annacquamento, una diluizione del valore del denaro. Tant'è vero che le 1.000 lire di una volta con le quali si riusciva a comprare qualcosa, oggi sono il corrispondente dei 50 centesimi che praticamente non ci permettono di fare nulla, quasi neanche, sicuramente neanche comprare un caffè al bar. Allora, se è vero che viene creato del denaro dal nulla, perché abbiamo anche visto che non esiste un valore corrispondente, ma è un valore, il denaro ha solamente un valore convenzionale, quello che viene creato è denaro dal nulla. Chi può essere un eventuale, indiziato per capire chi è che ha immesso nel mercato tutta questa, chiamiamola carta, tutta questa massa monetaria? Cerchiamo degli indizi. Sicuramente quello che abbiamo visto è stato che il sistema bancario, preso nel suo complesso come se fosse un unico ente, per semplificazione, presta più denaro di quello che ha, molto più denaro. Dal punto di vista tecnico si potrebbe fare riferimento al meccanismo della leva finanziaria, ma lasciamo perdere. Abbiamo visto che il denaro prestato dal sistema bancario nel suo complesso è di gran lunga superiore a quello che è stato versato nelle sue casse. Quindi questo è un ottimo indizio per capire chi possa essere, diciamo così, il colpevole o l'assassino di questo giallo. E c'è da dire un'altra cosa, che il denaro, diversamente da quello che dicono in molti, non è una merce come le altre. Se voi per esempio andate a comprare, che ne so, delle fragole e chiedete al venditore di frutta 100 kg di fragole, e questo venditore può averle, può andare in magazzino a controllare se le ha, ma se non le ha non ve le può dare. Se voi invece andate in banca a chiedere 100.000 euro, il controllo che la banca farà sarà se voi avete quei soldi. Ma se li aveste non li chiedereste, o comunque se avete delle garanzie sufficienti per darvi quei soldi, ma mai e poi mai vi sentirete un impiegato di banca, un funzionario dire verifico se ce li ho, mi lasci controllare in conto perché potrebbe essere che non ce li ho. Quindi non è una merce come le altre, è una merce immateriale, ha un valore che è convenzionale e soprattutto la sua quantità non è limitata da
dal fatto che esista già. Vi possono prestare soldi che non esistono. Vediamo nei prossimi video quali sono le conseguenze di questo. Prima di andare avanti con questa disamina sul fatto che chi crea il denaro di fatto impoverisce uno Stato, anziché aumentare il livello di ricchezza complessivo, volevo fare una piccola parentesi sulla utilità del denaro, perché poi si potrebbe rischiare di cadere nell'estremismo e dire allora facciamone a meno, è tutto male, eccetera. No, il denaro serve. Il denaro è un sistema grazie al quale i beni e i servizi circolano in maniera molto più fluida e pulita che non con altri sistemi o il baratto, eccetera. Anzi, diciamo questo, la quantità di denaro circolante è un parametro essenziale per il buon funzionamento dell'economia. Se la quantità di denaro è troppa, si crea troppa inflazione e vedremo poi nei prossimi video perché questo è un male, ma soprattutto se la quantità di denaro è troppo poca, si arriva al paradosso che i beni esistono, le aziende che producono hanno i magazzini pieni, le persone sono disponibili a fare servizi, eccetera, c'è chi ha bisogno di quei beni, c'è chi ha bisogno di quei servizi, ma per la mancanza di denaro tutto si ingessa, tutto si blocca. È un po' come, provate a pensare, se viene a mancare un bene primario, come facciamo ancora l'esempio delle fragole, l'economia ne risente in parte perché, vabbè, non si può più fare, che ne so, la marmellata di fragole, oppure non si può più fare la torta di fragole. Però tutto sommato si usano dei beni alternativi, ci si adatta. Se viene a mancare invece la farina, il livello di disservizio è molto più alto, perché con la farina si fa il pane, si fa la pasta, si fanno i crackers, si fanno i grissini, si fanno i biscotti, quindi il mercato ne viene influenzato per una fetta molto maggiore. Ecco, se viene a mancare il denaro, paradossalmente, per come il sistema è diventato oggi, che vive tutto e ruota tutto intorno al denaro, l'ingessamento è totale, cioè non funziona più niente. I beni ci sono da una parte, i consumatori dall'altra che vogliono utilizzare e comprare quei beni, ma mancando il mezzo di scambio si blocca tutto. Quindi assolutamente guai a pensare che il denaro sia il male in sé, assolutamente no. È l'utilizzo che ne viene fatto e il modo in cui viene prodotto che è un male. Questo era solo un inciso, una parentesi per chiarire questa posizione, mentre la parte più interessante viene dopo, quando vediamo perché chi produce il denaro riesce a impoverire tutti gli altri e a impadronirsi di tutti i beni della terra. Chi ha avuto la pazienza di seguire questi video fino a questo, ha ormai capito che il denaro, la quantità di liquidità circolante è sempre in crescita. Questo aumenta l'inflazione, non fa aumentare il livello di ricchezza delle popolazioni di uno Stato, però il denaro serve. Quindi uno si potrebbe dire, ok, va bene, abbiamo capito, le banche producono denaro, le banche centrali producono denaro completamente slegato da qualunque bene sottostante, cioè non c'è un legame con, per esempio, l'oro, ma è semplicemente una quantità che loro decidono arbitrariamente, però insomma il denaro serve, per cui è giusto che qualcuno lo faccia. Poi se lo fa al limite un privato, che problema c'è? Sappiamo che il privato lavora meglio del pubblico perché ci hanno raccontato questa storiella che in alcuni casi è vera assolutamente, perché l'occhio del padrone si dice ingrassa il cavallo, ma qui il cavallo è qualcosa di peggio, è un drago cattivo. Per cui uno potrebbe sentirsi questa obiezione, vabbè dai, ci vuole qualcuno che produca denaro, ci vuole qualcuno che metta in giro questa liquidità perché altrimenti l'economia non girerebbe, e che male c'è? La spiegazione migliore al male che c'è dietro a questo la trovo rifacendomi a un raccontino che ho trovato sul libro di Della Luna. È un raccontino che fra l'altro non è neanche suo, ma è di Marco Saba, che racconta come in un'ipotetica isola deserta in cui alcuni naufraghi si trovano, questi naufraghi si dividono i lavori,
Uno decide di fare il pescatore, uno decide di coltivare, un altro produce dei beni, degli utensili che saranno tagliati, e fra questi c'è anche il lavoro del bancario, quello che si preoccupa di produrre un metodo, un mezzo di scambio fra i vari abitanti di quest'isola, e fa vedere come alla fine questo mestiere, questo signore che si occupa di fare la moneta, alla fine diventa proprietario di tutti i beni dell'isola. Questo perché? Questo perché nel momento in cui non esiste un controllo stretto, la tentazione per chi produce denaro è quella di crescere un po' alla volta, non in maniera improvvisa, perché altrimenti tutti se ne accorgerebbero, però un po' alla volta, un po' come quando cresce la benzina, no? 5 centesimi ogni 2-3 mesi. Crescere un po' alla volta il valore del circolante, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta. Alla fine la gente ha bisogno di sempre più denaro e lo va a chiedere in prestito a chi l'ha prodotto. Il problema è che chi chiede in prestito denaro deve fornire garanzie concrete, deve fornire proprio lavoro, deve fornire i propri beni come garanzia, come ipoteche. Chi l'ha prodotto invece non deve fornire nulla perché se l'ha prodotto. Questo mi ricorda l'affermazione di un banchiere, capo della Banca d'Inghilterra, credo che si chiamasse Josiah Stamp, che disse: le banche posseggono il mondo. Toglietegli tutto, tutto, ma lasciategli la possibilità di creare denaro. E nel giro di qualche colpo di penna torneranno proprietari del mondo. Oggi ancora più facile, non è qualche colpo di penna, ma qualche colpo di mouse. Lui credo che parlasse all'inizio del secolo, se non ricordo male. In realtà non è qualche colpo di penna, ma qualche clic del mouse. Nel momento in cui io emetto liquidità, creo denaro fittizio, questo denaro va ad annacquare il valore di tutti i beni degli altri, dei beni di tutti gli altri, e sbilancia a mio favore la quantità, la capacità di acquisto. Quindi chi emette denaro non può e non deve essere assolutamente un privato, perché è come dare un'arma potentissima per impadronirsi di tutte le ricchezze del mondo. Forse questo concetto andrà approfondito, però se ci pensate lo capirete. Affrontiamo per un attimo il discorso se è meglio che una certa attività in generale e poi la produzione di denaro dopo sia portata avanti, sia condotta, sia gestita, affidata in mano a privati o pubblici. Allora, ci hanno fatto un grande lavaggio del cervello per convincerci che tutto ciò che è pubblico è sbagliato e funziona male, e ci sono i parassitismi, ci sono i favoritismi, i clientelari, cioè. E comunque il dipendente pubblico è quello che insomma fa andare male le cose. Invece la privatizzazione è stata, soprattutto negli ultimi 20-30 anni, è stata messa sull'altare delle cose buone, delle cose sane da fare. Ogni volta che si parla di crisi, la privatizzazione viene indicata come una delle fantastiche soluzioni e delle guarigioni a tutti i mali. Su questo argomento si potrebbe discutere a lungo, in generale però possiamo dire che è vero che quando si lavora per il proprio utile ci si mette più impegno, c'è poco da fare, quando si lavora per qualcun altro è nella natura umana, si tende a fare quello che ci viene chiesto e difficilmente ci si mette quella dote di impegno, creatività e dedizione come si fa per le proprie cose. Infatti il famoso proverbio che ho citato anche nell'altro video, che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, deriva proprio da questo. Però nella gestione e nella creazione del denaro esistono un paio di considerazioni che forse inducono a pensare il contrario, o quantomeno per questo particolare incarico. Prima di tutto volevo farvi osservare questo. Nel rapporto fra creditore e debitore, chi è che è più potente? Cioè, se Tizio presta dei soldi a Caio, chi è che può fare la voce grossa? Può Caio dire al suo creditore: adesso tu ti comporti così e così e così? No. È chiaramente il contrario, è chi è creditore che può dire al debitore: adesso tu fai quello che ti dico io.
proprio perché ha acquisito sul debitore un diritto, quantomeno di dirgli come si deve comportare, altrimenti non è in grado di restituire il suo debito. Ed è questo è quello proprio che stiamo vedendo da sempre, ma in particolar modo di recente, quando la Banca Centrale Europea dice il governo italiano, come quello greco, non sono in grado di garantirci i soldi che gli abbiamo prestato, quindi o fate come diciamo noi e seguite questa ricetta. Infatti si è visto il Presidente del Consiglio Berlusconi che si è subito affrettato a dire sì, facciamo tutto, ma lo stesso non è bastato. Quindi se non fate come diciamo noi facciamo la crisi, facciamo saltare tutto, facciamo saltare il banco. E quindi alla fine il Presidente della Repubblica Napolitano ha dovuto accettare le dimissioni di Berlusconi e nominare un governo tecnico, un governo che non è stato eletto da nessuno, un governo che non si è presentato agli elettori con un suo programma, non è la rappresentanza di un partito che ha una sua ideologia, che ha delle sue finalità, ma semplicemente è stato messo lì perché garantisce gli interessi della Banca Centrale Europea, che è il creditore. Quindi il creditore ha un potere immenso nei confronti del debitore. E questo è il primo punto da tenere sott'occhio. Ce n'è un altro che vi dico nel prossimo video. Ezra Pound diceva che uno Stato che non ha debiti fa la rabbia dei banchieri. Se avete seguito quello che è stato detto precedentemente, è chiaro che nel momento in cui uno Stato delega a un istituto privato come una banca centrale o nel nostro caso la Banca Centrale Europea la facoltà di produrre denaro e poi di prestarglielo, si mette automaticamente nelle mani di chi ha questo enorme potere. E il potere l'abbiamo visto in maniera clamorosa nei recenti cambi di governo di Grecia e Italia. E in maniera molto meno clamorosa, ma forse più sottile, ma comunque altrettanto efficace, nella direzione, nelle linee guida di tutte le politiche dei governi. Immaginate che ci sia una famiglia dove tutti i componenti lavorano e quello che fanno, quei soldi che portano a casa, servono quasi esclusivamente a pagare gli interessi sul debito che il capofamiglia ha contratto. Ripeto, non a pagare il debito che questo capofamiglia ha contratto, ma a pagare solamente gli interessi, perché è un debito talmente grande che ogni mese quello che entra in casa deve andare per 2/3 a pagare solamente gli interessi. Avete presente, no? Quando si ha un debito, come quando si ha un mutuo, una quota parte della rata serve a diminuire il capitale residuo e una quota parte serve a pagare gli interessi relativi al periodo a cui quella rata fa riferimento. Ecco, questa famiglia è così indebitata che solo per pagare gli interessi va via quasi tutto il loro budget mensile. Un bel giorno il capofamiglia torna a casa e dice: sapete che c'è? Ho deciso di comprare una casa a cortina, facciamo un esempio, uno yacht, un qualcosa. Ma tutti gli dicono: ascolta, siamo qua che lavoriamo, non riusciamo neanche a pagare i debiti, neanche a pagare, lavoriamo solo per pagare gli interessi e tu vuoi fare questo? Evidentemente questo capofamiglia sarebbe un po' stupido, un po' sciocco, o forse non sa fare i conti. Secondo voi i nostri politici sono un po' stupidi, un po' sciocchi, non sanno fare i conti? Io non credo. Io credo che abbiano un'agenda diversa, che non può essere resa pubblica, e sono in qualche misura forzati da chi in realtà detiene il vero potere, a fare delle spese assurde, non giustificate, senza ritorno, e che hanno come unico scopo l'aumento del debito. Uno dirà: ma che senso ha aumentare il debito? Nessuno vuole essere indebitato. A chi serve il debito? Il debito è il prodotto che produce la banca. Se io faccio mobili sono contento se vendo mobili, se io faccio il pizzaiolo sono contento se la gente viene a comprare le mie pizze, se io produco denaro sono contento che la gente si indebiti, perché a me il denaro non costa nulla, lo produco stampandolo o accreditandolo in un conto, ma quando poi
quelli a cui lo presto devono restituirlo, mi restituiscono impegnandosi con il loro lavoro, con i loro beni, ipotecando le loro cose. E questo dovrebbe essere sufficiente a farvi pensare a quale stortura sia e a quale abominio sia quello di uno Stato che ha rinunciato alla sua principale prerogativa, che è l'emissione di moneta, il controllo, la gestione di moneta. Quello dovrebbe essere il vero, non so se unico, ma sicuramente il principale monopolio naturale. Segue qualche altra considerazione, ma per adesso ci fermiamo qui. Bene, con questo video concludiamo la serie su una trattazione per non esperti sul signoraggio. Sono 10, in realtà pensavo di farne meno, ma mi sono fatto prendere un po' la mano. Allora, spero che sia chiaro che lo scopo non era quello di fare una trattazione completa, esaustiva, convincente, quanto di dare una panoramica e di far capire che non esistono domande a cui non ci sono risposte, oppure le risposte sono riservate solo agli esperti. Quando una domanda è posta bene, merita una risposta e deve essere una risposta comprensibile anche per quelli che non sono degli esperti del settore. Certe domande come perché esiste l'inflazione, perché esiste il debito pubblico, a chi è dovuto il debito pubblico, esiste un corrispettivo del denaro emesso o è semplicemente denaro a un valore convenzionale? Oppure, la banca centrale, è privata o pubblica? La banca centrale europea è privata o pubblica? A chi risponde? Eccetera. Sono domande serie che meritano una risposta. Quando ho scritto il libro Ingannati, avevo uno scopo principale che era quello di far vedere come vari inganni non sono elementi a sé stanti, racchiusi in camere stagne, le scie chimiche, l'11 settembre, e il global warming, eccetera, ma sono tutti parte di un'unica strategia contro l'uomo. E quando ho pensato alla copertina, volevo da una parte trasmettere questo concetto del legame fra i vari inganni, fra i vari imbrogli, e dall'altra mi sono anche posto il problema di che cosa mettere al centro. E come si vede, come forse molti sanno, il denaro è stato messo al centro. Cioè, io sono convinto che non sarebbe possibile condurre su scala planetaria degli inganni come quelli che vediamo, dei quali cominciamo a prendere coscienza, dall'11 settembre alle scie chimiche, la vaccinazione di massa, l'AIDS, eccetera, se non ci fosse il meccanismo di creazione del denaro dal nulla che permette la disponibilità di capitali immensi, sconfinati. D'altra parte, se lo stesso Gesù, che dall'alto della croce, mentre era sotto tortura, riuscì a chiedere il perdono per i suoi assassini, per i suoi aguzzini, dicendo Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi, lui stesso, così buono, così paziente, così misericordioso, si scatenò, divenne una furia, una belva contro i cambiavalute del tempio, addirittura intrecciando cordicelle per farne delle fruste, rovesciando i banchi dei cambiavalute. Probabilmente era perché sapeva quale danno nei secoli avrebbero fatto i meccanismi di creazione del denaro a intere popolazioni, causando fame, causando disperazione, suicidi, guerre, eccetera. La cosa bella è che è un meccanismo finto, è un meccanismo di carta, e più gente, e quando tutti quanti ne saremo consapevoli e coscienti, si scioglierà come neve al sole, crollerà come un castello di carte, perché non ha nessun supporto reale. Quindi lavoriamo per questo. Buona continuazione. E aiutate a diffondere queste verità.